Il Capodanno italiano è a Pescara, parola dell'assessore Giacomo Cuzzi, che rivendica i successi raggiunti in questi anni grazie a concertoni ed eventi come quello previsto il 31 dicembre. Quest'anno la città e i tanti turisti che sceglieranno l'Abruzzo, gli alberghi sono vicini al sold out, brinderanno al 2019 in compagnia di J-Ax e in tutta sicurezza. La città è pronta ad accogliere questi 2 giorni di grandi concerti. Partiremo il 31 con J-Ax, il primo con Daniele Silvestri, abbiamo annunciato anche la partenza di Pescara Mapping, queste particolari proiezioni che si integreranno con le luci d'artista e illumineranno fino al 6 gennaio il Palazzo Arlecchino in Piazza Salotto. Il primo Capodanno d'Italia, e questo ci aiuterà anche a salire ancora in quella particolare classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, che ci vede passare dal 70° posto degli anni passati al 7° posto di quest'anno per quanto riguarda l'importanza e l'organizzazione di grandi manifestazioni e del tempo libero. Abbiamo una città sold out nelle strutture alberghiere e per quanto riguarda gli esercizi di ristorazione ci apprestiamo ad accogliere davvero decine di migliaia di persone che hanno scelto ancora una volta di trascorrere le festività natalizie e il Capodanno in particolar modo nella nostra bella città. 4 ingressi per l'area di risulta nella notte di J-Ax, ingressi controllati ciascuno da diversi uomini. Diciamo che sarà una grandissima festa, una bella festa che si dovrà svolgere in totale sicurezza. Per questo ringrazio sin da ora gli oltre 250 uomini che saranno impegnati per l'organizzazione della manifestazione e per garantire la buona riuscita. Abbiamo delle prescrizioni importanti come il divieto di introdurre vetro e di vendita di vetro, le lattine, gli spray. Ci saranno delle modifiche alla viabilità, sarà chiusa Corso Vittorio Emanuele fino a Via Michelangelo. Via Michelangelo sarà percorribile solamente nella direzione Mare-Monti, sarà chiusa via Bassani-Pavone, quindi percorribile solo dai pullman e dai taxi. Festeggeremo anche il 1° gennaio, abbiamo adottato questa formula in accordo con le associazioni di categoria, con tutti i benefici che ne derivano per l'economia, e quindi il 1° gennaio torneremo in Piazza della Rinascita con Daniele Silvestri a partire dalle ore 18, ci sarà anche lo spettacolo Germano d'Aurelio Onduccio e ci saranno anche lì delle modifiche alla viabilità perché sarà chiusa via Nicola Fabrizi e via Carducci nel tratto di via De Amicis.